Allora, ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati al canale sottoscritto. Iscrivetevi a questo canale, lasciate un mi piace, condividete questo video se volete con chi possa avere intenzione di ascoltarmi, chi, insomma, per sapere cosa ne pensa, qualche vostro amico, qualche vostra conoscenza. E faccio una cosa molto breve: seguitemi su YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Potete trovare il podcast Il Calcio una cosa seria su Spotify, su Spreaker e cose varie. E faccio una cosa, siccome faccio uscire sia in formato video sia in formato audio queste cose, queste parole che devo dirvi. Innanzitutto feci e dissi una cazzata su Bernardeschi, nonostante ieri sera, nonostante io comunque lo pensi in generale che con certi giocatori non sembra che ci siano mai in campo, e non li senti mai nominare se non sporadicamente come Bernardeschi, però poveraccio, è entrato negli ultimi minuti e quindi comunque da una certa in poi, quindi non è che potevo dire quello che ho detto ieri su di lui, quindi chiedo assolutamente scusa, nonostante appunto spesso ci siano giocatori che un po' spariscono e non li senti neanche nominare. Non è una cosa per scherzare, è proprio così, e molto spesso Bernardeschi è stato in questa maniera. Comunque, a parte questo, oggi, come avevo previsto, c'è stato qualcuno su YouTube che ha cominciato a parlare male di Allegri. È la sfortuna. Allora, secondo me no, c'è veramente questa cosa su cui uno juventino non sarà mai in pace sotto diversi punti di vista. Non si potrà mai dire, mai pensare: ah, abbiamo perso perché questo, perché quell'altro. C'è una cosa del tifo juventino che separerà la tifoseria, non dico per sempre, ma per lungo tempo, sulla questione Allegri. E su questo non ci possiamo fare niente. Però anche gli juventini che di solito criticavano più aspramente alcuni, ho visto che non dicevano: ah, è colpa sua se abbiamo perso questo e quell'altro. E quindi volevo dire anche questo, cioè che non lo so, io penso che Allegri sia una persona di una certa intelligenza, però effettivamente è vero che ieri sembra veramente che si è cercato il rigore a tutti i costi, queste cose qua, quasi cercare di pareggiarla. Non lo so, ragazzi, c'è stato veramente sì un po' di provincialità. Poi ho lodato un po' l'arbitro ieri, poi ho sentito che qualcuno ne ha sottolineato invece i difetti, forse dissi due cazzate ieri sera. Nonostante quello che ho detto ieri sera, di quel modo che lui ha affrontato la questione contro gli interisti, contro gli interisti, i giocatori dell'Inter, mi è piaciuta veramente. Poi io penso che a un certo punto ci vuole veramente un po' di sportività. Dire: ok, ieri ho vinto, gli fai comunque i complimenti. Magari non se lo sono meritati, non puoi dire: ah, non si sono meritati, non si meritano, non si sono meritati i complimenti. Se li meritano, perché se vogliamo essere sportivi al massimo, senza fare così, ma neanche essere esaltati come ho visto in anteprima, senza neanche aver visto il video. Sinceramente, mi è apparso quel Luca Mastrangelo nella home di YouTube: vi ho più porcato ancora. Ho pensato, senza neanche guardarlo, ma. Cioè, già solo il titolo comunque ovviamente era per a provocare, molta gente è molto provocatoria, come sempre il Flamer, che a loro interessa poco, loro interessano solo le visualizzazioni. Perché Luca Mastrangelo è un altro un po' strano, un po' ipocrita, perché prima diceva: ah, me ne vado da YouTube, poi ci torna. Non so cosa pensare di persone che magari hanno questo stile. Io non approvo, a me non mi piace, e forse sono persone che veramente vogliono appunto attizzare l'ite. Io sinceramente preferisco quegli youtuber che provano a fare un'analisi molto più oggettiva, molto più intelligente, che riescono a dare un contenuto e non solo sfoghi e incazzature, che quelle sono cose che possono attirarti per farti due risate, per fare: ah ah, guarda questo imbecille, come si faceva quando Donato Inglese era sull'orchestra dell'Onda, prima che diventasse l'ombra di se stesso, l'ombra invisibile di se stesso, se vogliamo dirla tutta. Il buon vecchio Donato Inglese, quello là che ti faceva veramente sbellicare le risate, che ti dava
dava anche un contenuto, poi non lo so, è diventata una cosa veramente patetica a un certo punto, veramente noiosa, basta proprio. Cala, cala. Ovviamente non è che puoi sempre tenere il tenore alto, ma cerca di evolverti come magari fanno alcuni, fanno in molti. Tipo, mo, Simone Alves, no, lo stesso che ieri ha fatto il video. Io dico, là, rispetto agli inizi è comunque cambiato, è migliorato. Però sai cos'è di certe persone che a volte li vedi e sembra proprio che siano troppo impostati, a volte le reazioni sembrano pure un po' false, troppo poco naturali. Poi quando si incazza, pare che sembra, non lo so, non mi sembra vero, a differenza di altri, Potane o Goyo Robo, che ho nominato altre volte. Però comunque è una persona che cerca di dare la sua analisi oggettiva sulle cose, su una persona che su molti ragionamenti si può dare ragione. Però, ripeto, lo vedo forse un po' troppo impostato, un po' troppo robotico, tra virgolette. Certe volte mi preoccupo, tra virgolette, quando vedo queste questioni. Invece Alessandro Carto, appunto, è la persona che ha fatto ieri un'analisi, oserei dire, sulla perfezione, almeno dal mio punto di vista, della partita. Non c'era niente da dire ieri su quell'analisi che ha fatto Ale. Che dire, io non è che voglio dire fare flame sugli altri youtuber o cose del genere. Il problema è che a mio modesto preferenza, appunto, preferisco chi tira fuori il ragionamento piuttosto che fare sempre e comunque il provocatore, come possono fare alcuni. Tu mi stai zitti che abbiamo vinto, bla bla bla, che poi alla fine gli interisti ragionano un po' come gli juventini quando diciamo quando ci sono le vittorie 1-0, il corto muso, bla bla bla. Alla fin fine c'è sempre questa divisione. L'interista può pensare, io ho ragione, tu hai torto, tu hai perso, stai zitto, queste cose qua, non va bene. Quando hai vinto, sei là che sei esaltato, ma alla fin fine non è che la differenza tra molti tifosi è proprio quella lì, quella in cui c'è il tifoso che guarda la partita, la analizza e anche se si vince guarda le cose negative. Quelli che se si vince si esaltano e basta, senza dare un contenuto, senza dare una qualcosa in più. Quelli che stanno su YouTube. Allora, io a queste persone direi, ma se dovete dire il niente che alla fine pensiamo tutti, allora non lo so se vi serve venire qua a fare discorsi, sinceramente, cioè molto sciarbo, molto vuoto. Perché questa è la questione, se tutti i tifosi fanno nello stesso modo, allora siamo tutti molto simili, molto uguali tra di noi, abbiamo vinto, quindi basta così. Dal mio punto di vista, io penso, appunto, preferirei chi può analizzare la questione, di tutti i tipi di tifo, che siano interisti, che siano juventini, perché alla fine, anche se la Juve avesse vinto, e certe vittorie che non ci esaltano, che non ci danno molto, perché se anche la Juventus fosse stata al posto dell'Inter ieri sera, cioè sì, alla fine avremmo goduto, ma alla fine avremmo detto, ecco, l'ennesima vittoria che abbiamo acciuffato nello stesso modo, con un rigore che tra l'altro, ecco, no, capite, mi sto cercando di mettere nei panni di un interista, di uno juventino, se noi avessimo vinto allo stesso modo, avremmo pensato in molti, ecco l'ennesima vittoria, l'ennesima vittorina con il rigorino dal cacchio, tra l'altro ci hanno pure fatto ritirare, il primo neanche aveva segnato, chiunque l'avrebbe tirato, pensiamo se avessi a posto Gianluca ci fosse stato Dybala ad esempio, e se appunto il rigore avesse parato Andanovic, cioè se vogliamo essere onesti intellettualmente avremmo detto queste cose qua, cioè sarebbe stata per noi una vittoria immeritata alla fin fine, e per chi vuole essere più sportivo, più oggettivo, onesto intellettualmente avrebbe detto, guarda, abbiamo fatto questa vittoria ma non ci ha lasciato niente, è stata veramente una partita di menate, di rugby, ma
con ben poca sostanza. E se la Juve avesse vinto come l'Inter, saremmo rimasti sempre alla stessa linea. Ecco l'ennesima voce che la Juventus non fa niente, che si affida agli episodi, che non tira mai in porta. È l'ennesima volta in cui siamo sempre entrati dietro senza fare mai niente. La solita roba di Allegri, il solito ortomutismo. Alla fin fine sarebbe stata quella la questione, se si fosse trovata la Juve al posto dell'Inter. Il problema è proprio questo, perché in molti casi non facciamo tutta l'erba un fascio, perché capita di trovare molti tifosi juventini che la ragionano in maniera diversa rispetto a un tifoso interista, che molta gente dopo aver visto quella partita non è che avrebbe fatto ancora tutte queste cose qua, ma avrebbe pensato come io: abbiamo vinto, sono contento contro l'Inter, mi esalto, ma non sento più quella gioia focosa di aver vinto contro l'Inter come magari fu nella famosa partita del Gianna Pjanic, per dire. Quella fu una bella partita, a parte gli episodi arbitrali che alla fin fine, nonostante tutto, si può discutere quanto si vuole, ma quindi la sostanza, e quella lì, cioè, si può discutere quanto vuoi, dell'episodio arbitrale non se ne fa ben poco, cioè se ne fa ben poco, perché se noi avessimo visto l'Inter insistere a segnare con il palo, avremmo detto: guarda, l'Inter ci ha provato in tutti i modi a vincere contro Juventus, sempre rimettendoci nei panni loro, e qui è stata sfortunata. E l'interista avrebbe pensato: l'arbitro, sì, a parte è vero sta cosa di parte invertita, l'arbitro l'ha fatto ritirare perché la Juventus non l'ha segnato. Noi non pensiamo che ci sia stato un complotto, che hanno rubato. Pensiamo, vabbè, è stato applicato il regolamento, fine. Poi, se la Juventus non è riuscita a segnare dopo il rigore, la colpa si prende soprattutto la deve prendere soprattutto la Juventus stessa per non essere riuscita a segnare. Questo è quello che si deve pensare. Ed è vero che l'episodio arbitrale è soprattutto iniziato, non negli ultimi minuti, ma è giusto, come dice anche Simone Hafsin, che alla fin fine, ripeto, se non si segna, hai avuto tutto il tempo di recuperare, tu non ci sei riuscito, la responsabilità è stata tua, mi dispiace, ma è così. E sarebbe stato se esiste un interista che questo ragionamento può fare a parti invertite, è da lodare, sinceramente. Mo l'episodio arbitrale è una questione, ma non è stata tutta la partita, è stato un momento della partita, durato qualche minuto, anche di troppo. È stata una partita veramente lenta, un tedio, è stato veramente più menate e falli che veramente vero e proprio calcio. Ieri non abbiamo neanche visto la partita di calcio, abbiamo visto complotti, l'arbitro, schiaffe e calcio, ma basta, è giocato a calcio, mamma mia, in quelle poche azioni che ci sono state a tentare di segnare senza mai metterla per una volta, una cacchio di volta in porta. Questa è la questione, e lo Juventus è l'ennesima volta che fa così, e non siamo gli unici, non siamo gli ultimi, non sarà la prima né l'ultima volta in cui queste cose accadranno. Ci siamo rotti un po' le cazzo, fondamentalmente. Questo è il mio pensiero, ragazzi, questo è il mio pensiero sulla questione, questo è il mio pensiero sulla Juventus di ieri sera, questo è, scusate il cigolare della sedia, mi sto un po' enfatizzando per cercare di raccontare la situazione nella maniera più bella possibile per voi, magari, ecco, per chi ha la voglia e la possibilità di ascoltare questo video, questo podcast. Ragazzi, io detto ciò, spero di sapere la vostra, i commenti, cosa ne pensate, perché alla fin fine è questa la questione, ripeto, scusate se sono ripetitivo. Poi bisogna dire che questa stagione era già abbastanza palese, non è che avesse da offrire molto, ma sperare di vincere è anche abbastanza
condivisibile, ma anche se si fosse vinto, chi spera lo scudetto? Cioè, quest'anno è abbastanza fallimentare, bisogna pur dirlo. Però noi siamo qui a tifare Juventus e arriveranno tempi migliori, ci si augura. Poi non lo so, sinceramente non lo so. Però è un campionato interessante, in quanto è molto, molto dinamico, non si capisce mai chi possa vincere. Sinceramente, per come la vedo io, lo può meritare. Quelli che non posso meritare di più sono veramente il Milan e il Napoli. Sinceramente, lo scudetto, perché sono quelli più continui, sono quelli che lo stanno meritando di più, oggettivamente parlando. Certamente la Juventus non se lo merita, e neanche l'Inter, se vogliamo dirla tutta. Quindi, e penso che molti interisti siano consapevoli di questo. Poi, ovviamente, se lo vinci, e te, vabbè, te ne fotti. Però, appunto, bisogna sempre pensare di migliorarsi e di migliorare laddove è possibile, altrimenti siamo tutti in mare a dire sempre stesse cavolate davanti alle telecamere, davanti ai microfoni. Ripeto, sempre facendo analisi molto senza sostanza, fondamentalmente. E niente, scusatemi, vabbè, che non so in quanti ascolto e guardano, ho visto poche visualizzazioni, ma scusate per la mia. Il mio eroe su Bernardeschi, un po' sulle cose arbitrali, diciamo, niente, vabbè, buon lunedì, alla prossima.